Maestro, diamo a Cesare quello che dicevo, diciamo le cose come stanno, perché lei è un maestro oltre che essere un artista. Ultima creazione, non come importanza, ma in ordine numerico soltanto, perché arriva dopo altre ugualmente di grande maestria e di grande contenuto anche di arte pasticcera. I sorrisi, perché i sorrisi di Fano? Sì, i sorrisi di Fano per il semplice fatto che fanno. È... Perché si parla di fanesitudine, la fanesitudine è ricordata eh, nella città come Fano città del carnevale, Fano città dei bambini e Fano città della fortuna. È come, è come esprimere il tutto se, eh, o coagulare il tutto se non con un sorriso, e, e, e lì è venuto fuori eh, questo, questo mio, questa mia creazione, questo mio eh, dolcetto che è a base di mandorle che si chiama I sorrisi di Fano. Il che eh, vuol dire tutto e niente, cioè i sorrisi, che è bello sorridere di fronte alla gente, è bello eh, anche quando ci sono le preoccupazioni, i pensieri, eh, quando ci sono varie cose che stiamo attraversando eh, nei momenti difficili come questi, sorridere sinceramente è una cosa che fa pi estremamente piacere. E quindi regalare un sorriso viene bene anche con una di queste confezioni che contiene appunto tanti sorrisi. Tanti sorrisi, sì. In effetti eh, se uno viene al caffè del pasticcere non fa altro che prendere un sacchetto di sorrisi, un sacco di sorrisi. Un sacco di sorrisi, un sacco, un sacco di cose. Allora, il caffè del pasticcere, il maestro Ceresani, ricerca tradizione, territorio, ingredienti di altissima qualità. Tante sono le peculiarità che si trovano in, in te e nella tua attività. Con che cosa hai creato appunto i suddetti sorrisi? E I sorrisi sono semplicissimi, cioè, eh, come vedete sono mandorle, zucchero, eh, albume e miele, Un, una cosa molto naturale che anche consigliata per i ciliaci l'estate a te porta porta creatività Insomma, la canicola, la calura non abbassa la tua creatività, anzi la stimola l'estate porta suggerimenti suggerimenti tali che abbiamo incominciato l'estate con eh, la mh, colazione alternativa che sarebbe un, 10 grammi di pitaglia gialla una fetta di mh, torta allo yogurt uno yogurt biologico e un l'acqua lauretana a volontà, no? eh, al, al di là del cappuccino, della brioche, intendiamoci. No? Poi eh, sinceramente eh, è venuta fuori l'idea di fare eh, la regina di Saba, che è un esatto. dolce al pistacchio con le amarene di Cantiano, e, e pensavamo di fare eh, una, un briciolo di presentazione ecco. per la torta, mentre invece abbiamo visto che va via da sola, non c'è bisogno, bisogno. bisogno di presentazioni è venuto fuori l'Espo nel frattempo di Milano no? e che non potevamo fare a meno di fare il cioccolatino alla moretta di Fano per portarlo poi a Milano e per ultimo appunto l'ultimo nato l'ultimo arrivato è questo, questo dolcetto che si chiama Sorrisi Paolo del Signore, qui abbiamo I una sorrisi, creazione. Di, I sorrisi. Tutto, insomma. Lei è un artista, quindi insomma estrinseca. Insomma. A 360 gradi Stefano, Stefano no, no, la sua arte, e quindi insomma, qui abbiamo i cioccolatini dell'Expo, i sorrisi, ora, quindi insomma un'esportazione di creatività anche al di fuori dei confini di fatto. Certo, infatti proprio questo credo che sia importante. Perché Stefano è un pasticcere eh, sui generis, è un artista della pasticceria. Però, come dicevo appunto prima, eh, quello che mi preme sottolineare è che Stefano è un pasticcere molto attento al territorio. Cioè, mh, chiama la città di Fano e per cui il nuovo, il nuovo prodotto, questo sorriso, è il sorriso che rappresenta la città di bambini, che rappresenta il carnevale, che rappresenta quelle tipicità del nostro territorio a cui Stefano è attento, a cui crede e che fanno la tipicità della nostra città e quindi questo è importante. Cioè, quando una, mh, un artigiano, chiamiamo artigiano artista, perché mi piace la parola eh, artigiano, artigiano, colui che fa con le mani, colui esatto. che crea col, col pennello, esatto. con, in questo caso col, con le mani, con la pasticceria, con i prodotti, lo zucchero, con le cose, eh. appunto la, la, la pasta, il miele, ehm, crea questi, questi prodotti che però eh, sono sempre calati nel nostro territorio. territorio. E questo è fondamentale, credo, credo amare la città, credo eh, dare un sorriso. In, in questo momento di cui c'è tanto bisogno e il sorriso lo si dà con l'arte e questo Stefano è un artista veramente bravo Stefano allora Bisogna anche dare qualche stimolo al consumatore attraverso nuovi prodotti, nuovi eh, ingredienti e in questo caso insomma, Stefano non è certo uno che sta a guardare, ma anzi aggredisce forse eh, la crisi, forse il momento un po' così, lo aggredisce creando e inventando. È un esempio sicuramente. Ma sicuramente è un esempio e, e per questo io penso che a, che a Stefano, anzi al maestro Stefano, come Confcommercio, ma come, come tutti, dobbiamo una serie di grazie. Innanzitutto uno dei primi grazie è proprio per l'impegno e la passione che mette nel proprio mestiere. Mi piace sottolineare che quello della pasticceria, come altri mestieri manuali e anche artigianali, non sono mestieri facili, sono mestieri impegnativi, che richiedono sacrificio, che richiedono impegno, che richiedono tante rinunce. Per cui eh, fare questo mestiere e farlo con la passione che ci mette Stefano, non possiamo che dirgli grazie. Un altro grazie va per, per, per tutti i suoi lavori che portano Fano e il territorio a essere conosciuto a livello provinciale, regionale e anche fuori. Perché questo è importante, perché vuol dire esportare un certo modello. Prima si parlava di fanesitudine, per cui mi piace ripetere il concetto. Esportare la fanesitudine vuol dire esportare un certo modo di essere, un certo modo di pensare. Un altro grazie sicuramente va come Confcommercio perché Stefano Ceresani è nostro socio da tantissimi anni. Lui ci ha scelto e noi siamo stati felici di questa scelta. Si può mangiare, si può degustare il cioccolato anche d'estate con un piccolo segreto e tu l'hai messo in opera. Sì, indubbiamente, indubbiamente ehm, il cioccolatino al fondente con la frutta dentro ecco. è, è una cosa, secondo me, dietetica, non che faccia ingrassare. Eh, più ne mangi e più uno diminuisce di peso. Perché c'è la frutta e il cioccolato fondente non è quello, esatto, altro, è quello esatto, che si può mangiare. Esatto, visto che si, si parla di fanesitudine ecco. e di fanesità, esatto. come, come dice fanesitudine i castellani. Eh, abbiamo fatto il cheesecake fanese ecco. con il formaggio e il botticello della Giuliana Bilancioni, il quale il botticello del, del, di Giuliana è, è diventato è impastato poi eh, in maniera tale eh, con, con gli albumi, eccetera. Con gli albumi, con gli albumi montati, e cotto poi a Bagnomoria. Il cheesecake è venuto fuori una cosa eccezionale eh, perché poi viene miscelato, viene poi diluito con, con del latte e viene fuori una specie di Filadelfia. Ecco. Eh, abbiamo fatto il cheesecake fanese quello che con la scarpina fa? del cioccolato sopra. Vabbè, diciamo che veramente ci regalerai qualche altra perla prima della fine dell'estate o ti fermi qua? Non so. <ride> perché con il maestro Ceresani bisogna sempre stare sul chi va là perché quando sembra che e invece lui tira fuori. Ma possiamo dire soltanto una cosa, mi permetto ecco. di dirlo, che non finisce qui. Ecco, quindi questa più che una minaccia è una promessa per cui ci regalerà altre chicche, altre perle dell'estate. Per intanto, beccatevi i sorrisi di Fan.